Ciao, questo è il video dei favoriti di trucco per quanto riguarda il mese di maggio. Nel mese di maggio c'è stata un'improvvisa impennata dei prodotti da trucco, come non ricapitava più da un paio di anni, per il semplice motivo che anche sul posto di lavoro abbiamo spalancato le finestre perché è incominciato a fare caldo e quindi timidamente qualche volta non ho portato la mascherina sulla faccia e perciò ho timidamente usato qualche piccolissimo prodotto da trucco ed è proprio di questi prodotti da trucco che vorrei parlarvi. Poi però ho lavorato molto su internet e anche ho fatto tante videochiamate praticamente con tutto il mondo, ma veramente con tutto il mondo, e allora posso parlare con molta certezza di ciò che poi andrò via via dicendo, della resistenza e della durata sulle labbra di ben precisi prodotti da trucco. Allora, insomma, comincio. E comincio proprio parlandovi del rossetto che ho sulle labbra in questo momento, che è stato sicuramente uno dei due preferiti del mese. In realtà ve ne mostrerò tre, ho cercato di fare proprio la scelta della scelta della crème di tutti i rossetti che ho usato, che sono veramente, ripeto, svariati nel mese di maggio, ma ho portato qui solo veramente quelli che mi sono piaciuti realmente, ma veramente di più. Allora, uno è quello che ho sulle labbra in questo momento ed è un rossetto matte della linea The Matte di Trendy Up. Trendy Up è una marca interna da trucco del DM. Nella maniera più assoluta non fa prodotti interamente naturali, ma ce ne sono alcuni che hanno un inci interamente naturale. Per esempio, questi rossetti sono molto a posto sia nella versione matte sia nella versione non matte. L'unico punto a sfavore di questi rossetti è che per aprirli bisogna reggerli con tutte e due le mani. Bisogna con circospezione disincastrare lo scatto del tubetto e poi tirar via il tubetto, tirar via il cappuccio del tubetto senza fargli fare curve sospette, perché fin quando non avete usato un bel po' il rossetto, la punta sbuca fuori dal tubetto e perciò facendo così inavvertitamente si potrebbe ammaccare la punta del rossetto. Questa è l'unica cosa a sfavore di questi rossetti, tutto il resto è positivo, a partire dal prezzo 2,50 euro, cioè parliamone. Da una parte c'è la scrittina Trendy Up, dalla parte c'è la boccuccia. Questi rossetti esistono in una formulazione matte e in una formulazione shine. Nel mese di maggio ho decisamente preferito la formulazione Shine. Questo rossetto è molto molto simile a Whirl, che è un rossetto ma è anche una matita di MAC. La colorazione è veramente molto simile. Direi a metà strada fra Whirl, Plum e basta, Whirl e Plum di MAC. Infatti la matita con cui ho contornato le labbra oggi è proprio Plum di MAC. Questi rossetti hanno una fantastica, qui vedete anche la matita che non è favorita del mese, ma ve la faccio vedere lo stesso come confronto con il rossetto. Vedi, al confronto Plum è molto più marrone, ma se metti Plum vicino ad un reale marrone è molto più bordeaux. Plum è un colore particolare di MAC, ma una matita molto molto adatta per le persone che hanno una carnagione come la mia. Il vantaggio, altri vantaggi di questi rossetti, la buonissima profumazione di vaniglia che ricorda molto i rossetti di MAC, so per dire i rossetti di MAC. Altro vantaggio di questi rossetti, la lunga durata sulle labbra, pur trattandosi di rossetti MAC, e il fatto che non si raggrumano, ma anche proprio dopo 2 ore. Di discorsi, dopo 2 ore spese a parlare, a chiacchierare, a ridere. Naturalmente questi rossetti io non so che effetto facciano quando ci si mangia insieme, perché non so se siete abituati a sentirmi dire questa cosa, forse no, la ripeto. Quando io incomincio a mangiare mi tolgo il rossetto perché mi sembra una norma igienica decente per quanto riguarda me, la mia salute, ma anche un po' per rispetto nei confronti di chi mi è seduto di fronte e mi guarda, no? Non mi piace
mangiare e spappolare e disintegrare il rossetto mentre c'è qualcuno di fronte che guarda questo spettacolo osceno e veramente brutto. Non mi piace in generale mangiare con il rossetto, mangiare con prodotti cosmetici decorativi sulle labbra, ma anche con prodotti non decorativi. Mi tolgo anche il burro cacao dalle labbra quando sto per cominciare a mangiare, è proprio una mia norma personale. Questo dunque è il numero 460 e poi vi faccio vedere l'altro favoritissimo del mese di maggio, ma favorito di sempre da quando ho scoperto questi rossetti, ossia da un paio di mesi, il numero 440 che è proprio un marrone dichiarato ed è veramente un colore molto molto bello e molto molto tipicamente valentiniano. Anche questo numero è molto simile a Plum di MAC, la matita di MAC, sono molto molto simili, anzi forse è più simile questo marrone a Plum che non la colorazione che vi ho fatto vedere prima. Questi due rossetti dunque sono stati i favoriti del mese, ma in realtà io ne ho alcuni, credo di averne in tutto 4 o 5 matte. Io devo avere secondo me 5 matte e forse 5 shine. E i miei favoriti sono sicuramente tra i matte questi due e lo rimarranno per molto tempo. Il problema di questi rossetti è che sono rossetti da drogheria, quindi non c'è nessun colore che osa e quei pochi che vanno nella direzione dell'osare sono dei rosa, perché comunque poi siamo in Germania, quindi ci sono colori che si adattano alle carnagioni chiare e bionde. Anche se siamo in Germania non c'è nessuno più tedesco qui, cioè, sono tutti di carnagione medio orientale, però cioè, molte ditte tedesche non se ne sono accorte o fanno finta di non essersene accorte. Quindi i pochi colori che sono un po' fuori dal normale, fuori dal comune, sono tutti rosa, per me abbastanza improponibili. E allora questi sono veramente gli unici due colori che sono un po' particolari e che mi piacciono moltissimo. Altro rossetto che è stato veramente una riscoperta, perché ce l'ho già da un paio di anni, una riscoperta del mese di maggio, nel mese di maggio, è questo Hydra Matte di Essence. Questo rossetto appena comprato, credo proprio un anno e mezzo fa o 2 anni fa, non mi era piaciuto per niente, lo trovavo estremamente profumato, all'inverosimile, profuma di melone, ma tanto, e lo trovavo anche qui, vedete, la E di Essence, anche qui c'è un inci perfettamente possibile, e lo trovavo anche in realtà poco aderente alle labbra e fatto in un modo grumoso, mi sembrava grumoso. E qui vedete il colore. Sono andata ad usarlo quest'anno e in realtà resiste molto bene sulle labbra. Non so, le labbra cambiano, anche la capacità delle labbra di accettare la presenza di un rossetto nel corso del tempo, secondo me, cambia. Insomma, questo rossetto adesso mi piace moltissimo. Questo colore sulle mie labbra è quasi un nude, che a malapena si distingue dal mio colore reale di labbra. Però il fatto che sia matte e il fatto che faccia un effetto leggermente velvet, leggermente vellutato sulle labbra, mi piace moltissimo. Questi rossetti io li porto indipendentemente dal fatto che originariamente sono intesi come rossetti matte, qualche volta con una puntina di lucidalabbra sulle labbra, perché a completare il tutto, certo il lucidalabbra sulle labbra, non è che me lo metto sul naso, perché mi piace qualche volta virare il rossetto matte al centro delle labbra, leggermente sul lucido, ma in maniera a malapena percettibile. Un ottimo rossetto, anche questo quanto costa? 2,75 euro, una cosa del genere, un prezzo veramente irrisorio. Insieme a questi rossetti ci sono due lucidalabbra che hanno fatto tutto il lavoro da soli durante tutto il mese e sono questo, anche di Trended Up, e si chiama Pure Nude Lip Gloss, anche lui con un inci possibile, poi questo che è addirittura certificato interamente naturale,
di Alterra. Questo si chiama Charming, ha dei brillantini al suo interno, però i brillantini sono veramente non molesti in un modo che è veramente rasserenante. Cioè da tempo non vedevo più un lucidalabbra con dei brillantini così veramente, veramente non so che altra definizione usare se non brillantini non molesti, non toccoloni brillantati, brutti, antipatici che si attaccano e sbavano e vanno dappertutto. Tutto questo non c'è, questo lucidalabbra è veramente un lucidalabbra bello, leggermente cosparso di brillantini ma in un modo molto 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 onesto, non so se riuscite a vedere qui dentro. La colorazione, ripeto ancora una volta, si chiama 16 Charming ed è un lucidalabbra che c'è da sempre nel parco prodotti di Alterra e che continua ad esserci. I lucidalabbra di Alterra secondo me sono tutti molto belli, tutti da riscoprire. Io li ho avuti a più riprese, poi mi sono andati a male, poi alcuni li ho ricomprati, poi ci sono nuove colorazioni. Ogni lucidalabbra di Alterra, siccome fa parte di una fase diversa della carriera di Alterra, ha un inch diverso e quindi il finish è diverso, l'adesione alle labbra è diversa, però in generale posso dire che tutti i lucidalabbra di Alterra sono estremamente confortevoli sulle labbra e sono anche e non screpolano le labbra, non danno fastidio, rimangono il tempo giusto anche sulle labbra, sono veramente ottimi lucidalabbra. Costano 2,79 euro forse, una cosa del genere, e le colorazioni sono molto limitate perché, se ben ricordo, ci sono 5 colorazioni in tutto e quindi le colorazioni sono veramente molto 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 limitate. L'altro lucidalabbra, dicevo prima, è questo. Questo si chiama semplicemente 050, non credo abbia un altro nome. Di questi lucidalabbra ne esistono in tutto, credo, 4 varianti. Recentemente ho comprato una variante che era più rosata, ma io credevo che fosse più bordeaux, mentre invece ha un finish sulle mie labbra che non va per niente d'accordo né con il mio incarnato né con le mie labbra, quindi infatti l'ho riportato indietro. E ha l'applicatore fatto in questa maniera, ha una profumazione enorme di vaniglia, ma veramente enorme, cioè si sente tanto la profumazione di vaniglia, e questo è il suo colore. Ha anche una discreta coprenza ed è un marrone, è proprio un marrone. Io spesso uso questo lucidalabbra anche su colori rosa o su colori rossi, che non c'entrano niente con questo marrone, perché comunque, pur avendo una sua coprenza, dosato in modo minimo, si lascia distribuire senza disturbare troppo il prodotto che sta, su cui si sta appoggiando. Questo anche ha un'enorme capacità di resistenza sulle labbra, è molto avvolgente, molto piacevole, soprattutto non forma pappazza agli angoli della bocca, pappazza bianca oscena che sembra che siate malate allo stadio terminale. Nessuno di questi prodotti che vi ho mostrato oggi fa pappazza bianca agli angoli della bocca, sono tutti prodotti che si comportano molto molto bene sulle labbra ed è per questo che decisamente li ho preferiti nel mese di maggio. Ho riflettuto un po', non a lungo, un po', perché ero indecisa se parlarvi anche di altri prodotti che non sono da labbra e che ho usato nel mese di maggio e che mi sono sicuramente piaciuti molto, però sono prodotti che ho usato ognuno una volta sola, perché nel mese di maggio mi sono truccata, ma mi sono truccata proprio poco, e per questo ho evitato di aggiungere altri prodotti, perché sarebbe stato bello interessante, ma vi avrei parlato del nulla, vi avrei parlato tutto sommato di prime impressioni e non mi sembra il caso, perché questo è proprio il video dei preferiti. Nel video dei preferiti spesso ci sono anche cose che non mi sono piaciute e che io cito perché non mi piace fare un video apposta per qualcosa di cui voglio parlare negativamente, quindi è per questo che metto le cose che non mi sono piaciute nel video dei preferiti parlandone en passant. Però non me la sono sentita questa volta di mettere prodotti che ho usato una volta sola
e di fare nel video dei favoriti del mese anche un video praticamente di prime impressioni, perché secondo me non va bene. Cioè, questo è il video dei favoriti del mese, ossia prodotti che durante il mese ho favorito, e nel termine favorito, secondo me, c'è dentro che si tratta di prodotti che ho utilizzato perlomeno un paio di volte, perlomeno a più riprese e non solo una volta. Ecco, spiegato tutto e raccontato tutto, vado a recuperare gli occhiali e me ne vado perché questo video, possibilmente con la V, è già finito. Ciao a tutti, ciao!